importante è quello che se ne accorge sempre lui. Cioè, è quello che non gli piace la riforma della Rai, ma intanto l'ha usata. È quello che voleva cambiare tutte le regole del gioco, è stato 3 anni al governo e non ha cambiato niente, se non fare un buco come una casa chiamato reddito di cittadinanza e super bonus. Adesso lui dice, non si devono candidare i leader. Ma che discorso è? Il punto è molto semplice. Conte non si candida perché ha paura di non prendere i voti. Cioè Conte si sarebbe candidato tranquillamente se avesse avuto la certezza di prendere i voti. Siccome ha paura, lui non si candida. Ma io che sono l'unico di tutta questa gente che si candida per andarci davvero, perché la Meloni non ci va, Schlein non ci va, Tajani non ci va, Calenda non ci va, io che sono l'unico che ci va davvero dico quanta inutile retorica da parte degli altri. Noi crediamo davvero agli Stati Uniti d'Europa, gli altri utilizzano le europee per contarsi, dopodiché Giuseppe Conte ha come candidato di punta Tridico, chi è? Il padre del reddito di cittadinanza. Bene, se volete votare i 5 Stelle, votate il reddito di cittadinanza. Contenti voi, contenti tutti. Penso che a Milano si voglia votare per stipendi più alti, perché qui a Milano con questi salari non ci si paga l'affitto. Questo è il problema vero su cui bisognerebbe avere il coraggio di parlare, e lo sapete tutti. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che bisogna dare strumenti alle aziende per dare più soldi ai dipendenti, e per farlo bisogna considerare tutto ciò che è in più rispetto alla busta paga un qualcosa da non tassare. Questo si chiama partecipazione dei lavoratori all'utile, questo si chiama quattordicesima, questo si chiama in qualche modo forme di detassazione degli straordinari. E tutte queste cose sono le cose serie, non le disquanate di Conte. Qualche altro problema importante per Milano qual è? In questo momento vedo un problema sicurezza oggettivo. Siamo contenti che i 2 appartenenti alle forze dell'ordine, i 2 poliziotti, abbiano nelle ultime ore presentato un quadro clinico migliore delle prime ore, ma è una cosa ovviamente molto forte, molto, molto drammatica. C'è il tema sicurezza, soprattutto penso per le giovani ragazze. Cioè qui c'è un gender gap che non è soltanto quello economico, che esiste, ma c'è un gender gap che una ragazza a Garibaldi o anche alla stazione centrale a una certa ora non viaggia da sola, e il ragazzo magari sì, e questo è una forma di limitazione della libertà. Quindi c'è un tema sicurezza, c'è un tema sanità, nella Lombardia che funziona comunque le liste d'attesa e più in generale le forme di accesso alle cure sanitarie devono essere incoraggiate, per questo ci vuole il MES sanitario in Europa. Poi c'è un altro punto di cui non parla nessuno, che è molto semplice: o noi siamo in grado di fare l'Europa delle università e della cultura, oppure anche Milano perde posizioni. Milano ha delle università fantastiche, soprattutto Bocconi e Politecnico sono nei ranking più alti, però abbiamo un punto centrale che l'università non può essere soltanto una roba di cui non parla nessuno in campagna elettorale, soltanto per 3 addetti ai lavori, per 2 professori e 4 ricercatori. L'Europa ha un futuro se è l'Europa della cultura e dell'università, dei valori, non soltanto delle regole burocratiche. Ecco perché io, se mi candido, voglio portare con me il mondo degli studenti universitari, se sarò eletto, non se mi candido, mi sono già candidato, gli studenti universitari, perché l'Europa è loro.